Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Sembra non esserci pace per la futura riforma pensioni. Dopo tanti tentennamenti e scontri tra governo e sindacati negli scorsi mesi, ora potrebbe esserci un ulteriore ostacolo che potrebbe congelare la riforma. Vediamo insieme perché tutti i dettagli in questo breve video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Dopo i primi round tecnici che avevano portato a un avvicinamento tra governo e sindacati su alcuni possibili interventi riguardo la riforma pensioni, quali bonus contributivo per i giovani con carriere discontinue e altri elementi molto importanti, ora la riforma pensioni potrebbe bloccarsi nuovamente, e stavolta non per colpa dei dissensi tra governo e sindacati, ma per un problema molto più grande, ovvero la guerra tra Russia e Ucraina, in quanto il governo si starebbe concentrando sul conflitto, mettendo da parte per la situazione emergenziale temi come quello della riforma pensioni. In caso di una sospensione non temporanea del tavolo pensioni, c'è già chi comincia a non escludere nel 2023 il prolungamento della quota 102, che è entrata in vigore quest'anno ma che dovrebbe rimanere solo quest'anno come legge transitoria in attesa della vera e propria riforma che dovrebbe avvenire nel 2023. Certo, se la guerra tra Russia e Ucraina dovesse prolungarsi e i tavoli tra sindacati e governo essere rimandati continuamente, ci troveremo proprio come l'anno scorso, ovvero nel 2021, senza che non sia stato deciso nulla di importante. In realtà il 2022 dovrebbe essere un anno importantissimo per gli incontri tra governo e sindacati, in quanto si deve discutere e per forza trovare un accordo per quella che sarà l'importante riforma delle pensioni nel 2023. Certo, la situazione tra Russia e Ucraina ha creato un ostacolo non da poco. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.